L'accordo che unisce i 27 ministri degli interni alla fine di un lungo vertice straordinario prevede una campagna di aiuti da mettere in campo subito per sostenere le popolazioni afghane in difficoltà. Un sostegno che Bruxelles intende estendere ai paesi limitrofi, tra tutti Pakistan e Iran, che ospitano decine di migliaia di profughi. Per la commissaria Johansson, agire subito serve a evitare che una crisi umanitaria si trasformi in una crisi migratoria alle frontiere dell'Europa, come accadde nel 2015. Sono più espliciti i tre ministri degli interni di Austria, Danimarca e Repubblica Ceca. In una dichiarazione congiunta si rivolgono direttamente agli afghani: non partite verso l'Europa, il messaggio, perché vi aiuteremo nella vostra regione. La porta resta comunque aperta per i rifugiati che hanno diritto alla protezione internazionale, chiarisce a fine vertice la ministra Lamorgese. È stata manifestata da parte di tutti i paesi la piena disponibilità a un approccio ordinato e completo di quelli che sono gli arrivi, i flussi da parte degli afghani, e quindi la disponibilità di tutti i paesi a partecipare anche all'accoglienza. In questo quadro, per il segretario della NATO Stoltenberg, sarà fondamentale mantenere aperto l'aeroporto di Kabul per favorire l'invio di aiuti umanitari e permettere ulteriori partenze.